Allora, adesso diamo il buongiorno alla dottoressa Daniela Bruno, vice direttrice degli affari culturali del FAI. Buongiorno, dottoressa Bruno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Perché siamo alle giornate del FAI, vero? Come si partecipa a queste belle giornate? Sabato 15 e domenica 16, oltre 600 luoghi in oltre 300 città italiane, basta andare sul sito www.giornatefai.it, scegliere il proprio luogo, prenotare, perché è importantissimo prenotare, così la visita sarà in tutta sicurezza, garantita, distanziata, e sarà una visita serena che ci possiamo godere come un ritorno al patrimonio che ci circonda e che fa bella la nostra Italia. Con la prenotazione, peraltro, si fa una piccola donazione al FAI, che però è fondamentale per impegnarsi concretamente nel dare una mano alla nostra missione. Una donazione di 3 euro attraverso la prenotazione, ma una donazione che vi chiederei di fare stamattina con il telefono in mano al 45586. Basta per aiutare poco. Il FAI a portare avanti, vero, la sua dottoressa, missione. Basta poco purché lo si faccia in tanti, no? Giustissimo. Tanto, tanto ci darete, tanto riusciremo a dare noi nel nostro lavoro quotidiano di cura, tutela, valorizzazione di un patrimonio meraviglioso, italiano ed europeo, ricordiamocelo. La Commissione europea ci aiuta anche nel tutelare il nostro patrimonio, e tante aperture in giornata FAI sono in collaborazione con la Commissione europea. Dottoressa Bruno, però non si contenga, non solo si possono donare 3 euro, ma ci si può anche iscrivere al FAI. Esatto. Vero? Questo è fondamentale, perché il FAI il 15 e il 16 farà le sue giornate FAI di primavera, ma tutto l'anno nei suoi oltre 60 beni in tutta Italia lavora alacremente, certo. Ed è un lavoro oneroso che quindi va sostenuto. Con il vostro numero al 45586 ci date una mano per continuare questo lavoro, e iscrivendosi al FAI ve lo godrete gratuitamente per tutto l'anno, perché si entra gratis in tutti i beni del FAI. Grazie dottoressa, grazie. Buone giornate di primavera dunque.